Buonasera a tutte e a tutti per questo nuovo webinar della Scuola 6 Academy. Grazie per essere venuti e venuti a questo appuntamento. Oggi parleremo, come abbiamo già fatto altre volte, di Piano Scuola 4.0, che appunto è stato prorogato fino al 30 novembre, quindi c'è ancora spazio per la fase di realizzazione, quindi, o meglio, di impegno di spesa, quindi nel selezionare quelle che sono le proposte per voi più convincenti per quello che è l'innovazione degli ambienti di apprendimento in cui siete. Con me ci sono i soliti, diciamo, oramai compagni di avventura che dopo avranno modo di presentarsi. Molto brevemente faccio il giro come vi vedo a schermo senza nessun tipo di ordine prestabilito. Saluto Miriam Torregrossa, co-founder di Sirius Game, di cui avremo modo di parlare. Saluto Giovanni Cioffi di Algor Education, di cui avremo anche qui modo di parlare. E poi saluto Eleonora Franchi, nostra collega che si occupa dell'applicazione Smart Class di Robotel per l'apprendimento della lingua inglese. E last but not least, Francesca Rodella, la nostra collega che segue tutta la progettazione di Piano Scuola 4.0 e non solo, i rapporti con le scuole. Molto brevemente, prima di dare loro la parola, faccio un breve recap della situazione in cui siamo con appunto Piano Scuola 4.0, che sapete essere un grande progetto di innovazione didattica per quello che riguarda gli ambienti di apprendimento, che appunto ha visto la sua fase progettuale scadere a febbraio 2023, e poi siamo, diciamo, entrati nella fase di appunto impegno di spesa, ovvero di scelta di quelli che sono i partner, le aziende, gli operatori del mercato che appunto vi possono fornire le soluzioni appunto di rinnovamento dei vostri ambienti di apprendimento più indicati secondo quelle che sono le vostre progettazioni. Fin da subito il nostro gruppo editoriale, la nostra sezione Academy ha, per chi ha avuto modo di seguirci in altri appuntamenti o ha letto un po' le informazioni che abbiamo fatto circolare, ha voluto dare a Piano Scuola 4.0 una chiave di lettura, non vorrei dire particolare, ma più che altro aderente a quella che è la realtà, cioè la realtà di come è stato scritto questo piano, nel senso che per la prima volta, probabilmente, in tanti finanziamenti che la scuola ha avuto in questi ultimi anni, è stata data una forte accezione pedagogica e didattica, sia in fase progettuale che in fase di realizzazione, appunto al rinnovamento e all'innovazione degli ambienti di apprendimento, che sono visti proprio come un tutt'uno rispetto a quella che è la proposta didattica che la scuola deve fare per appunto le sue studentesse e i suoi studenti, insieme a tutti gli altri aspetti, compresa, e qui lo ricordo in maniera preponderante, perché per noi è proprio la nostra attività principale, anche gli aspetti di formazione all'utilizzo di questi ambienti, e sapete che appunto si aprirà tra poco una fase appunto di formazione per il personale scolastico alla transizione digitale, di cui sicuramente noi saremo protagonisti, in quanto appunto come Academy è il nostro principale mestiere, quello di formarvi a tutto ciò che è innovazione nel campo dell'apprendimento. Però, ritorno facendo un passettino ancora indietro sul piano Scuola 4.0, ricordo che appunto in questo piano non si poneva, forse per la prima volta, in maniera così forte, l'attenzione solo sugli ambienti fisici, ma anche su quelli che sono gli ambienti digitali, perché è necessariamente un tutt'uno. L'ambiente fisico, cioè il contenitore, non può stare senza il contenuto, quindi l'ambiente digitale, i software, le applicazioni, i contenuti, e viceversa. Quindi tutte e due devono assolutamente coesistere. Quindi Piano Scuola 4.0 suggeriva a tutte le scuole di non solo dotarsi di, la dico in maniera volgare, hardware, ma anche di applicativi e contenuti disciplinari e interdisciplinari che favorissero la didattica. Sapete bene che chi vi sta parlando fa parte di un gruppo editoriale, quindi a livello di, diciamo, di attenzione principale alla didattica, è evidente che il contenuto e gli strumenti didattici legati ai contenuti sono una nostra particolare attenzione e caratteristica, e quindi nella nostra proposta
per Piano Scuola 4.0 abbiamo dato una particolare attenzione proprio a questi aspetti, cioè o tramite soluzioni che trattiamo internamente o nella ricerca dei nostri partner, tra cui vedete appunto Miriam e Giovanni come ottimi rappresentanti, abbiamo proprio fatto una scelta che ci indirizzasse su quelle che fossero le soluzioni più importanti, innovative e diciamo anche un po' di visione di quelli che sono appunto gli ambienti di apprendimento digitali e quindi ciò che effettivamente la tecnologia potesse dare. Condivido prima di dar loro la parola lo schermo, vi chiederei gentilmente colleghi di dirmi se si vede. Sì. Ok, solo per farvi fare un breve giro sulla nostra home page, quindi la scuola6.it, dove appunto scorrendo un po' la pagina troverete una sezione che parla proprio di Piano Scuola 4.0, entrando nella quale troverete, oltre a un recap e all'invito alle prossime tavole rotonde, quelle un po' last minute, in cui approfondiremo ancora una volta ciò che andremo diciamo dire già in questo webinar, ma sarà l'occasione proprio per colloquiare direttamente anche con un po' più di tempo e meno di corsa rispetto appunto alle soluzioni che andiamo a proporre, troverete appunto le proposte di cui vi parleremo, in particolare appunto Smart Class di Robotel, una piattaforma per l'apprendimento della lingua inglese di cui ci parlerà Eleonora, Classroom On, che è una libreria di contenuti digitali per il primo ciclo di cui vi parlerò io alla fine, Algor Education, che è un applicativo, una piattaforma online che concentra, diciamo, la sua attenzione sulla produzione di mappe concettuali, strumenti compensativi utilizzando quella che è l'intelligenza artificiale. E ultimo, solo per elenco ma non per importanza, Sirius Game, una piattaforma didattica per l'apprendimento delle discipline umanistiche per la scuola secondaria di secondo grado che basa diciamo, la sua metodologia sul playful learning. Quindi direi che mi sono già dilungato abbastanza. Quindi Francesca, ricordami l'ordine con cui diamo la parola. Adesso partiamo con Miriam, e quindi diamo la parola a lei se vuoi condividere delle slide dello schermo, così possiamo Sì. partire con Sirius. Grazie. Grazie a voi. Allora, condivido lo schermo e ditemi se si vede. Ok, perfetto. Allora, intanto mi presento, io sono Miriam e buon pomeriggio a tutti voi. Oggi vi presento Sirius Game, che è appunto la piattaforma e l'azienda, la realtà in cui lavoro e che ho contribuito a creare. Allora, Sirius Game che cos'è? Intanto è una piattaforma web accessibile da qualsiasi tipo di browser e disponibile anche nella versione app, quindi la potete anche scaricare sul cellulare. E essenzialmente noi ci rivolgiamo alla scuola secondaria di secondo grado e appunto abbiamo creato questa piattaforma per l'apprendimento delle materie umanistiche. Prima di cominciare una premessa, intanto io vi presenterò, cercherò di presentarvi in modo conciso e molto velocemente quelle che sono le funzionalità che potete fare, come potete utilizzare quest'app, però ovviamente se avete delle idee, che volete condividere, delle domande o qualche perplessità potete scrivere nella chat, insomma so che c'è una chat dove potete comunque fare le vostre domande che poi magari se c'è tempo riusciamo anche a leggere e riuscirò a rispondere. Allora, noi siamo partiti da un'idea intanto, abbiamo visto che nella scuola in generale c'è un problema dilagante, cioè gli studenti di oggi sono abbastanza frustrati, ecco, ci sono moltissimi che abbandonano la scuola e questo non è un dato confortante e quindi abbiamo cercato di andare a creare uno strumento che potesse in qualche modo generare negli studenti delle emozioni positive legate all'apprendimento e questo è quello che abbiamo voluto fare con Sirius Game, impostando la nostra piattaforma su una pedagogia che è quella, come abbiamo detto, del playful learning, ovvero dell'imparare non tanto divertendosi, ecco, ma in modo comunque piacevole, cioè senza che l'apprendimento sia per forza
una frizione, qualcosa di negativo, che crei comunque nello studente appunto tutta una serie di sentimenti che non stanno bene, che non lo portano ad andare avanti. Che cosa vogliamo fare? Come l'abbiamo fatto questo? Siamo andati quindi a sviluppare la nostra piattaforma sulla base del supporto con l'Università di Harvard, dove all'inizio è entrato appunto, dove all'inizio è stato creato questa piattaforma. L'abbiamo fatto andando a come cercando proprio di sviluppare qualcosa che fosse inclusivo e che appunto andasse ad aiutare sia gli studenti che hanno dei problemi, delle magari disabilità o difficoltà nell'apprendimento, ma in sostanza che andasse ad aiutare tutti, che andasse a motivare qualsiasi tipo di studente e inoltre che andasse ad aiutare anche l'insegnante, perché Serious Game, come vi farò vedere, non è soltanto una piattaforma per studenti, ma anche una sua sezione per docenti. Senza indugi, cominciamo appunto ad entrare. Intanto vi faccio vedere la parte studente. Questo è quello che vede uno studente quando si registra. C'è una piccola zona social dove noi abbiamo appunto, ci sono alcuni contenuti che lo studente può creare, che può condividere con gli altri studenti e diciamo che noi cerchiamo di mediare, di far sì che questo sia uno spazio sicuro dove lo studente volendo possa anche fare delle riflessioni, chiedere magari del supporto per alcune cose che magari non capisce a scuola. O semplicemente sia un posto dove confrontarsi. Poi c'è una sezione dove ci sono effettivamente le materie di cui abbiamo parlato. Le materie sono materie umanistiche per adesso, per quest'anno, e le materie umanistiche quindi sono divise per anno scolastico, quindi troverete un latino 1, latino 2, poi un latino 3 e così via. Letteratura, le materie sono diverse, sono quelle il curriculum che seguiamo è quello che si studia a scuola e funzionano in questa maniera. Entriamo nella mia preferita, vi faccio vedere storia dell'arte, ma insomma possiamo guardarne una qualsiasi. Le mappe sono fatte in questa maniera, sono verticali perché sono fatte per essere guardate dallo smartphone, pensando appunto che lo studente lo guarda, utilizza la piattaforma sul cellulare. Quello che andiamo a fornire allo studente quindi è tutta una serie di avventure in cui può effettivamente esercitarsi su quelli che sono gli argomenti che si studiano a scuola. Ovviamente tutto contornato da uno storytelling, perché la nostra idea è quella di fornire quasi l'esperienza di un videogioco e quindi dare allo studente anche un motivo in più per continuare a esercitarsi. Abbiamo diviso poi il processo appunto in quattro sezioni, in quattro livelli, ognuno appunto viene anticipato da un video e poi ci sono tutti gli esercizi. Quindi in questo caso sono esercizi appunto di completamento, abbiamo risposte multiple e così via. Insomma, diciamo che ve la faccio vedere così velocemente, giusto per farvi capire. E questo lo può fare con tantissime materie, quindi come ho detto non ci sono solo greco e latino, ma ci sono tutte le materie umanistiche. E vi faccio vedere per esempio queste di latino, che so che è una materia abbastanza ostica, e questo potrebbe essere un buon modo per far passare, diciamo, questa stizza nei confronti del latino ai vostri studenti. E, giusto per farvi vedere, ogni livello, quindi come ho detto, è anticipato da un video, e i video sono proprio delle vere e proprie micro lezioni e servono proprio a preparare lo studente che magari non è tanto sicuro sulle proprie conoscenze e quindi insomma a rendergli un pochino più facile poi l'esercizio. Un'altra cosa che si può fare con Serious Game, quindi da una parte vi ho fatto vedere come gli studenti possono utilizzare la piattaforma, quindi attraverso appunto l'esercizio. Possono anche utilizzare anche queste altre funzioni che servono proprio a personalizzare il proprio personaggio e ovviamente abbiamo cercato di creare dei personaggi che possono appunto essere quanto più inclusivi possibili e tutti quanti possano appunto sentirsi rappresentati. Poi abbiamo una sezione statistiche dove lo studente può guardare effettivamente quanti punti ha guadagnato, quante monete, quante avventure ha completato.
E poi abbiamo anche delle sezioni dove lo studente può andare a consultare tutta una serie di attività che il docente ha condiviso con lui. Quindi può, per esempio, ripassare con queste flashcard, che sono semplicemente delle carte dove appunto in questo caso vengono forniti dei paradigmi di verbi con il loro significato, oppure posso andare a fare proprio degli esercizi personalizzati. Vi faccio vedere comunque la sezione docente, che sono sempre io con i miei media account, quindi giusto per farvi capire che ci sono diverse sezioni all'interno. Allora, questa è la sezione docente, quindi è quello che vede il docente. Anche il docente ha comunque la possibilità di avere la sua visualizzazione studente, quindi comunque diciamo che la piattaforma del docente è una piattaforma che include anche l'esperienza Sirius, quella classica. Che cosa posso fare da docente? Posso andarmi a creare le classi, che in questo caso entriamo all'interno, qui avrò tutti i miei studenti, posso andare a visionare per esempio le statistiche legate a uno studente, quindi posso andare a vedere quanto tempo è stato sulla piattaforma, posso visionare anche quale esercizio ho assegnato a questo studente e poi posso andare per esempio a andarmi, per esempio, vi faccio vedere, ad avere quindi una insight di quello che ha fatto lo studente all'interno della piattaforma, cioè quante risposte giuste ha dato, se effettivamente si è esercitato, se non si è esercitato, insomma, che cosa effettivamente ha fatto all'interno della piattaforma. Quindi qua, per esempio, in questo caso mi fa vedere che l'ha completato, in quanti tentativi, eccetera, eccetera. Ovviamente questo è diciamo una funzionalità molto utile perché vi permette, per esempio, di andare a definire l'impegno e anche fare una sorta di valutazione dei vostri studenti, ma potete anche andare a creare un percorso personalizzato per tutti i vostri studenti o solo per alcuni. Quindi, per esempio, mettiamo che avete degli studenti che sono un po' più carenti, potete andare a creare degli esercizi per loro. Quindi l'esercizio, la creazione degli esercizi è molto semplice, non Ci sono, potete addirittura creare esercizi appunto come questo che sono a risposta aperta, quindi insomma, funziona così, poi sarà poi lo studente a scrivere le varie risposte e a inviarvele, oppure potete andare per esempio a consultare gli esercizi pubblici che sono già stati creati da altri docenti e quindi potete avere anche un'idea di come si creano gli esercizi. Questo giusto per farvi vedere che Sirius Game ha tantissimi modi di utilizzo, perché potete andare a creare, a utilizzare la piattaforma in modo abbastanza statico, andando quindi a utilizzare solo, per esempio, la sezione già appunto precostituita, quella che abbiamo creato noi per gli studenti, oppure potete decidere di utilizzare altre funzioni, come quella della creazione di esercizi personalizzati o di flashcard. Inoltre avete come docenti a disposizione un sacco di materiali molto interessanti all'interno che andranno ad arricchire, se volete, se vorrete, la vostra lezione. Io penso di aver concluso, più che altro perché non voglio rubare tempo agli altri, non voglio che diventi troppo noioso, ma ovviamente rimango a disposizione, se avete delle domande scrivetele pure, vedremo se avremo tempo per rispondere. In ogni caso, se andate sul nostro sito potete sempre scriverci una mail a info@siriusgame.it oppure contattarci tramite l'Academy. Benissimo, grazie mille Miriam. Ecco, ho visto una domanda in chat, però direi che la parte dedicata ai costi di attivazione delle piattaforme, poi dedichiamo un momento finale in cui tramite la nostra landing vi facciamo vedere dove trovare tutte queste informazioni. Non leggo altre domande specifiche in chat, quindi per il momento darei la parola a Giovanni, in modo tale che ci possa presentare Algor. Grazie. Buonasera a tutti e a tutte. Grazie a Francesca e Matteo per l'introduzione e anche ad Eleonora e Miriam. Grazie a voi per la presenza. Io mi chiamo Giovanni Cioffi, sono un ingegnere informatico
e ho cofondato Algor Education, che è una startup innovativa che ha sviluppato appunto una web app, un'applicazione web che, come potete vedere dallo schermo, confermatemi soltanto che riuscite a vederlo, permette di trasformare il vostro materiale didattico in mappe concettuali interattive, e in riassunti e comunque in strumenti più visuali e più facili da approfondire e da studiare. Quindi stiamo parlando di un'applicazione rivolta ai docenti e agli studenti, ai docenti per la preparazione del materiale didattico, quindi immaginiamo la creazione di mappe concettuali a partire dai libri di testo o a partire da risorse prese dal web, oppure semplicemente da una parola chiave, quindi da un argomento o da una semplice frase. Tutto questo grazie all'intelligenza artificiale, perché appunto siamo specializzati, siamo la prima web app in tutto il mondo a creare del materiale a partire da un testo lungo, grazie all'intelligenza artificiale, ad algoritmi di processamento del linguaggio naturale che ci permettono di andare a sintetizzare dei lunghi testi. Quindi diciamo, docenti per preparare materiale didattico in maniera semplice, per risparmiare tempo e per avere un materiale personalizzato secondo le vostre esigenze, perché parte dai vostri testi, è un materiale interattivo, perché come vedremo a breve queste mappe sono completamente multimediali. E per gli studenti, soprattutto per quelli più in difficoltà, noi siamo partiti da studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, però Algor Education è una piattaforma adatta a tutti gli studenti, per studiare in maniera più visuale, avere le mappe concettuali, come sapete, sono a parte uno strumento compensativo, ma uno strumento visuale di grande efficacia per l'apprendimento, per la memorizzazione. Però adesso vediamo diciamo in azione la nostra web app. Come vi dicevo, basta andare su algoreducation.com e potete provarla gratuitamente. Si accede tramite questo pulsante con un account gratuito. Io l'ho già creato, quindi vedete che adesso entro e questa è la prima schermata che vedo. Vedete nella prima fascia qui diversi pulsanti, la creazione di una mappa a mano, quindi manuale, e la creazione di una mappa in automatico, come dicevo prima, da un testo, da una foto, oppure mappa rapida da una semplice frase, da una parola chiave. Qui in basso vedete delle cartelle in cui è possibile organizzare il proprio materiale, come se fosse un Google Drive, ma adesso andiamo direttamente a farvi vedere come funziona. Quindi il risultato appunto di Algor Education è sempre una mappa o un riassunto, però le fonti possono essere diverse. La prima fonte che vediamo è un copia e incolla, quindi ho una risorsa, un documento, un PDF, come questo per esempio sui vulcani, lo vado a copiare il testo e lo vado a incollare qui dentro. Come vedete, in questo box ho il mio testo, ho un contatore di caratteri e vado a cliccare su crea. A questo punto i nostri algoritmi di intelligenza artificiale individuano innanzitutto un titolo, quindi sono in grado di capire di cosa stia parlando quel testo. Individuano dei macro argomenti, quindi i concetti chiave su cui si basa questo testo, e poi le loro relazioni gerarchiche e le loro relazioni proporzionali, proposizionali, cioè concetti collegati appunto per importanza gerarchica e che diventano una proposizione se li leggiamo dall'alto verso il basso. In questo caso c'è un layout in mappa mentale, ma io posso anche cambiarlo in mappa concettuale. Vi faccio vedere quello mentale perché è più facile da navigare. Ecco appunto, il testo era un testo sui vulcani e come vedete ha trovato da solo il titolo, ha trovato da solo come macro argomenti numero uno la struttura della Terra con i vari sottoargomenti, numero due la struttura di un vulcano con tutti i sottoargomenti correlati, l'attività dei vulcani, e poi forma dei vulcani e vulcani in Italia con la suddivisione per attivi crescenti estinti. Questo è un po' il risultato, poi come vi ho detto potete provarlo con un vostro testo, quindi non sto qui a dilungarmi.
ma quello in cui crediamo molto è la personalizzazione, quindi il lavoro non finisce qui. Una volta creata la mappa a partire dal testo, è possibile personalizzarla all'interno di questo editor, come vedete. Quindi io posso andare a fare tutte le modifiche del caso, modificando i colori, andando a cambiare il colore del testo, posso inserire grassetti, spaziature, cambiare font, cambiare dimensioni. Come vedete abbiamo anche font pensati per chi ha difficoltà nella lettura, e posso inserire elementi multimediali. Quindi ad esempio voglio inserire un'immagine, tramite ricerca web posso tranquillamente selezionare l'immagine che più mi piace ed allegarla a questo nodo. Oltre alle immagini posso anche inserire dei video, sempre tramite ricerca web, quindi questa ricerca web andrà a selezionare i video su YouTube più coerenti con l'argomento in questione e lo andrò a mettere dentro la mappa. Qui per esempio ho trovato un video di Geopop. Questa classificazione conta quattro... A riprodurlo. Quindi immaginate questo strumento in un contesto di una lezione, per esempio, sulla LIM, quindi posso proiettare questa mappa, proporre un argomento con questo strumento grafico. Oppure posso preparare la lezione a casa come se fosse un quiz, come se fosse appunto uno strumento di valutazione. Quindi questo è il primo, è quello che volevo farvi vedere. Ovviamente si può anche cambiare il contenuto del testo se non sono contento, se voglio rivedere qualcosa. Chiaramente si tratta di un algoritmo di intelligenza artificiale, quindi è bravo ma non perfetto come un essere umano, c'è sempre bisogno di accompagnarlo e di andare a modificare magari delle cose che non ci piacciono, ma abbiamo cercato di renderla il più facile possibile. Quindi ad esempio posso anche andare ad unire dei nodi in maniera molto facile, cambiare layout, e quando sono pronto posso andare in stampa. Abbiamo lavorato molto sulla stampa per renderla il più chiara possibile, quindi posso dividere il foglio in più pagine, posso stampare su un'unica pagina con, vedete, diversi layout, e posso andare anche a spostare i nodi della mappa nel foglio per una stampa più ottimale. Questo appunto per farvi vedere anche che poi esiste un passaggio dal digitale al cartaceo. Tornando adesso agli input, come dicevo prima, in questo caso avevo fatto una mappa da un copia e incolla, ma vediamo che posso creare una mappa anche a partire da un PDF. Quindi io ho già caricato un PDF, quindi non vado a caricarlo come fare solitamente, ma ho qui sulla mia area personale di Algor un PDF la Repubblica di Weimar dalla dittatura nazista, e posso andare a creare una mappa semplicemente nella maniera più tradizionale, andando a selezionare nel testo gli argomenti che mi interessano. Quindi scelgo un titolo e poi, non so, voglio inserire questo argomento, clicco su più e lui me lo riporta nella mappa. Quindi vediamo, possiamo per esempio inserire questo altro argomento e possiamo andare così via man mano per capitoli, per paragrafi, scusate, e continuare nella creazione della mappa. Oppure, per velocizzare il processo, posso andare a creare la mappa direttamente tramite l'algoritmo. Quindi clicco su questo pulsante e l'applicazione mi chiede di selezionare le pagine del libro che voglio trasformare in mappa. Quindi immaginiamo di scegliere queste tre pagine e vado a cliccare su crea. Come vi ho già detto prima, potete provarla voi direttamente andando su algoreducation.com. Abbiamo un piano gratuito che vi permette di provare gratuitamente due di queste mappe automatiche. E qui, ancora una volta, l'algoritmo è molto simile, andrà ad estrarre dal mio PDF le informazioni e mi andrà a creare una mappa sull'argomento che io ho inserito. Quindi questo è un aspetto molto importante, è un contenuto personalizzato perché parte dal mio testo, è un algoritmo che va a sintetizzare, non va a generare, quindi il risultato è molto coerente con il testo che ho inserito e dipende anche molto dal testo che ho inserito, perché se inserisco un testo più complesso probabilmente otterrò una mappa più complessa, se inserisco un testo più semplice otterrò una mappa più semplice.
Quindi vediamo anche questa mappa qui, ha trovato il titolo, ha trovato, come vedete, i sottoargomenti, e ora voglio farvi vedere anche il riassunto. Oltre alla mappa offriamo un riassunto testuale che trovate qui sulla sinistra, che è una, diciamo, una suddivisione in paragrafi più sintetica del testo di partenza, ma anche la possibilità, e questa è una novità molto recente, di andare a navigare la mappa in modo molto semplice con le note, ovvero un'organizzazione del vostro testo, come vedete qui, che vi permette di navigarla molto semplicemente, semplicemente cliccando sull'argomento, lui mi va ad ingrandire, a zoomare sull'argomento che ho scelto. E un'altra funzione di intelligenza artificiale che abbiamo inserito è la possibilità di andare ad approfondire un argomento. Se io voglio approfondire la figura di Adolf Hitler, mi basta inserire, posso o inserire delle note a mano, se voglio tenere degli appunti separati dalla mappa, oppure mi faccio aiutare dall'intelligenza artificiale, clicco su questo pulsante e vado a generare, come vedete, del testo in automatico, lo vedete qua sulla sinistra, molto simile a quello che potete fare per esempio su ChatGPT, ma in questo caso avete tutto qui, su un ambiente digitale, su un ambiente interattivo che vi permette poi di prendere questo testo e modificarlo come volete, ma anche inserirlo all'interno della mappa. Quindi io posso prendere questo testo e, se voglio passare da questo testo alla mappa, lo vado semplicemente a inserire qui e ce l'ho pronto. Questo per farvi vedere le Magic Notes, vado spedito su altre due cose. La mappa rapida, quindi abbiamo visto, la mappa da foto, abbiamo visto la mappa da copia e incolla, mappa da documento. Se non avete un documento digitale ma avete il libro cartaceo e solo quello, non è un problema, perché con la funzione mappa da foto, questa qui, vi basta inquadrare il QR code che vi apparirà dal PC. Quindi prendo il telefono, inquadro questo codice e vado a scattare direttamente le foto dal mio libro, carico le foto su Algor e lui mi creerà la mappa alla stessa maniera di come abbiamo visto ora. Quindi questo, se non ho un documento digitale. Se invece non ho proprio un testo, ma voglio creare una mappa da un argomento e non ho troppe idee, oppure mi serve un punto di partenza, mi serve uno spunto, posso andare a cliccare su mappa rapida, inserire un argomento a piacere, per esempio l'illuminismo, scegliere la lingua della mappa, perché Algor è multilingua, tradotta in 3 lingue, e potete realizzare mappe in 5 lingue, incluso il francese e il tedesco. Clicco su crea e a questo punto mi verrà creata una bozza di mappa con delle domande chiave che dovrei pormi su questo argomento. Quindi l'intelligenza artificiale vi guida nel processo di creazione della mappa. Illuminismo, per esempio, quali sono i principali pensatori dell'illuminismo? Io posso o cliccare e inserire io i pensatori dell'illuminismo, per esempio scrivo Voltaire o altre cose, oppure posso farmi aiutare direttamente dall'algoritmo cliccando su questo robottino che chiamiamo Algorino. Vado a generare automaticamente, qui si tratta di un algoritmo generativo, il testo che poi andrà a riempire i miei nodi. Quindi vedete, ha trovato Voltaire, Rousseau, Kant, Hobbes, Locke e così via. Posso andare a creare la mia mappa, a stamparla, a condividerla semplicemente con insegnanti o con i miei alunni, oppure a integrare le informazioni di un documento, come abbiamo visto prima. Ultime due funzionalità sono che volevo farvi vedere sono la sintesi vocale, quindi è possibile riprodurre sia i nodi della mappa tramite questo altoparlante, sia il testo di PDF, i documenti, come abbiamo visto prima. La sintesi vocale ha diverse lingue, ha diverse velocità di riproduzione e quindi vi permette di ascoltare i testi. Questa è una feature molto importante per chi ha disturbi dell'apprendimento, come la dislessia. Oppure potete andare a tradurre una mappa, quindi se in automatico, quindi se avete una mappa, avete un testo inglese, create una mappa automatica a un testo inglese e poi volete trasformarla in italiano, vi basterà cliccare qui sul pulsante traduzione
per tradurre la mappa in un'altra lingua e poi rielaborarla come volete, come abbiamo visto. Quindi questa è un po' la sintesi di Algor Education, una piattaforma che vi permette di trasformare dei lunghi testi o delle brevi frasi in mappe concettuali in maniera molto, molto facile, molto intuitiva, molto veloce. Io sono qua per le domande, sulle domande un po' più sui piani e sui prezzi probabilmente risponderà Matteo alla fine, però questo è tutto, grazie per l'attenzione. Grazie mille Giovanni, sì, ecco appunto nella chat sono venute fuori qualche domanda riferita appunto ai costi di attivazione anche di Algor Education. Hai già risposto in merito alle lingue, cioè il fatto appunto chiedevano se i testi dovevano essere in lingua italiana oppure potessero essere anche in lingua straniera. Stavo leggendo, ecco, chiedevano come faccio ad avere dei crediti. Sono entrata in Algor e chiedono appunto come si fa ad avere i crediti. Come dicevo, in fase di registrazione voi create un account gratuito ed avete 30 crediti a disposizione per provare le funzionalità automatiche. Ogni mappa da testo o da foto consuma 15 crediti, quindi potete provarne due. Poi, per continuare, come vedremo, prima, come vedremo dopo con Matteo, potete acquistare dei piani a livello di istituto o a livello di privato. Però appunto tutta l'applicazione si basa sui crediti, quindi tutte le funzionalità automatiche che abbiamo visto consumano dei crediti come se fossero delle monete e gli abbonamenti, le licenze vi forniscono mensilmente un certo numero di crediti che potete utilizzare. Perfetto, perfetto. Ecco, qua in chat metteremo tutti i riferimenti alla nostra landing nella quale ci saranno poi le specifiche descrizioni di ogni progetto e quindi potete avere le descrizioni dettagliate e vi daremo anche il riferimento alla nostra mail se avete bisogno di una consulenza personalizzata sia diciamo i nostri partner per Algor Education sia per Sirius Games sono sempre disponibili anche a fissare delle call personalizzate per le scuole per capire esattamente qual è la vostra esigenza e potervi dare le indicazioni precise. Ok, adesso darei la parola alla collega Eleonora Franchi. Eleonora, se vuoi condividere anche tu lo schermo. Sì, arrivo. Allora, intanto rinnovo i miei saluti e confermatemi che vedete il mio schermo. Sì. Ok, sì. Grazie. Allora, buonasera a tutti, io sono Eleonora dalla Scuola 6, come aveva già anticipato Matteo, mi seguo i rapporti con Robotel, un nostro partner canadese che sviluppa SmartClass. SmartClass, appunto, come abbiamo già anticipato, è una piattaforma che mira all'apprendimento e al potenziamento delle lingue e cerca di inserire anche spunti innovativi e aggiuntivi su questo apprendimento. Circoscriviamo subito le lingue in questione, innanzitutto l'inglese, in tutti i livelli del quadro di apprendimento, ma sono previste anche lo spagnolo, il tedesco ed è in costruzione anche il francese, che sarà a disposizione dall'inizio dell'anno prossimo. Come si configura, quindi come si presenta SmartClass? SmartClass è un serbatoio di attività ed esercizi che sono innanzitutto consegnati alle mani del docente, alle mani dell'insegnante, che quindi decide quali attività assegnare, scegliendo le tipologie di esercizi e l'ordine degli esercizi, quindi predisponendo quello che è un vero e proprio percorso di apprendimento. Quali sono quindi i contesti di applicazione di questa piattaforma? L'insegnante può decidere di assegnare e svolgere le attività nel contesto classe, ma le attività possono essere anche assegnate e svolte per lo studio autonomo degli studenti. In questo senso però, ecco, l'aspetto dello studio autonomo mi permette di specificare un paio di elementi a riguardo. Quindi innanzitutto il fatto che nel momento dello studio autonomo lo studente non è lasciato a se stesso con lo strumento della piattaforma, ogni studente è in possesso di un profilo che è personale, tra virgolette non cedibile, e diventa il suo profilo delle attività. In questo senso quindi SmartClass non offre un'attività laboratoriale nella misura in cui la piattaforma non è cedibile, non è interscambiabile, ma prevede un profilo autonomo per ogni allievo.
Inoltre, lo studente a casa, nel momento in cui svolge l'attività, non è lasciato solo perché vi sono previsti per buona parte delle attività dei meccanismi di autovalutazione. Quindi l'allievo, nel momento dello studio autonomo, ha sempre un riferimento di confronto che gli permette di correggere la rotta in seduta stante. Quindi SmartClass prevede autovalutazione, prevede chiaramente poi la possibilità da parte del docente di valutare gli esercizi, sia perché alcuni esercizi per struttura e articolazione prevedono la valutazione dell'insegnante, sia perché l'insegnante può tornare sull'esercizio svolto e autovalutato dalla piattaforma stessa. Quindi vi faccio vedere direttamente, ecco, questa è una schermata presa dalla piattaforma, quello che è un po' un monitoraggio che l'insegnante può avere anche del progressivo e dell'apprendimento degli studenti. Quindi l'insegnante ha sempre sotto controllo quello che gli studenti stanno facendo, può verificare quali attività sono state svolte e con quali risultati, quindi eventualmente può capire anche punti di forza e di debolezza degli studenti e del gruppo classe, e può anche verificare quale attività deve ricontrollare, deve valutare. Quindi in questo senso l'insegnante è presente a monte nel momento in cui assegna gli esercizi, ma rimane presente in tutte le fasi di apprendimento. Come avevo già anticipato, quindi le tipologie di esercizi che SmartClass propone sono svariate, diciamo copre tutte le aree di apprendimento di una lingua, quindi ci sono esercizi più immediati come le risposte a scelta multipla, gli esercizi di completamento, gli esercizi di produzione, ma un punto di forza, ecco, e di originalità della piattaforma stessa, quindi ragioniamo per differenza, sta nel fatto che SmartClass offre la possibilità di potenziare le competenze di ascolto e parlato. Questo grazie soprattutto a un sistema di supporto, uno strumento di intelligenza artificiale che si inserisce negli esercizi di speaking, capta, riconosce la pronuncia dello studente che apprende e verifica quindi il grado di correttezza e di somiglianza rispetto, diciamo, al modello, rispetto all'originale. Quindi questa è sostanzialmente un'evoluzione dell'ascolta e ripeti che già conosciamo. L'aspetto più interessante è che appunto anche in questo caso lo studente non è lasciato solo e ha modo quindi di aggiustare sin da subito la sua pronuncia. Lo vediamo direttamente. Ecco, è questo qua. Quindi questo è sostanzialmente un listen and repeat. La piattaforma fornisce delle frasi, lo studente ascolta, ripete e in automatico il sistema di intelligenza artificiale trascrive nello spazio bianco le parole pronunciate e restituisce una validazione, un riscontro in termini di percentuale rispetto al modello. Sempre perché stiamo parlando di ascolto, vi faccio vedere un ultimo di ascolto e pronuncia, vi faccio vedere un ultimo esercizio prima di passare alle conclusioni. Ed è questo qui. Anche questo esercizio appunto si basa sul parlato, in questo caso non è supportato dall'intelligenza artificiale perché lo studente è chiamato, diciamo, a registrare in prima persona la sua voce e poi sarà il docente a riascoltare quello che è il prodotto del suo lavoro. L'aspetto interessante è che in questo contesto vengono proposti degli input di conversazione. Nell'esercizio che propongo sono molto facili, come potete vedere, perché è il livello 1, ma a livelli successivi questi incipit di conversazione possono essere delle vere e proprie situazioni, quindi dei dialoghi, la voce, il sistema vi può chiedere anche dei consigli, per esempio, e questo garantisce di potenziare al massimo l'aspetto del parlato, appunto perché introduce un'occasione, uno spazio per parlare, un'occasione per approfondire una vera e propria conversazione, ma soprattutto è un'occasione per, diciamo, slegarsi da quello che è un approccio più regolamentato, più strutturato della lingua, come quello che magari
si conosce nel contesto classe. Come dicevo, mi avvio alla conclusione ricordando un secondo punto di originalità, di forza di Smart Class, oltre appunto questo focus sull'ascolto del parlato, ovvero Smart Class come generatore di esercizi. Quindi non solo come un serbatoio in sé per sé, ma Smart Class permette anche di modificare l'esercizio stesso che viene proposto, modificandolo e modulandone la difficoltà, perché io posso introdurre degli elementi facilitatori, ma posso anche sottrarre degli elementi che mettano maggiormente alla prova gli studenti, e la conseguenza ultima di questo processo è che il docente può arrivare fino a creare degli esercizi ex novo. Quindi in ultima sede, riprendendo l'espressione iniziale del serbatoio, Smart Class diventa un serbatoio di modelli di esercizi che il docente può riprendere e personalizzare. E questo appunto è un fattore di personalizzazione, di adeguamento dell'esercizio e dello strumento alla didattica invece della classe. Io con questo, appunto, come abbiamo già detto, rimango a disposizione, però appunto mi fermerei. Benissimo, grazie mille anche ad Eleonora. Allora adesso darei la parola a Matteo per concludere la presentazione dei nostri progetti con Classroom On, e poi dedichiamo la parte finale. Matteo, condividiamo nuovamente la nostra landing, così facciamo vedere anche gli aspetti economici che sono emersi poi nelle domande che sono arrivate in chat. Grazie. Benissimo. Mi confermate che vedete il mio schermo? Ok. Allora, che cos'è Classroom On? Classroom On è uno strumento, mi viene da dire subito questa definizione, semplice. Semplice per fare che cosa? Per avere a disposizione, parliamo del primo ciclo di istruzione, quindi primaria e secondaria di primo grado, migliaia di contenuti digitali diversificati da utilizzare in classe e a casa. Semplice perché? Perché è organizzata in maniera semplice, qui vedete la landing page, la pagina del nostro sito che è accessibile da quella di Spiano Scuola 4.0 che vi ho fatto vedere prima. Semplice perché è organizzata, dicevo, in maniera semplice e anche fruibile in maniera semplice, perché appunto oltre alla caratteristica di avere un'organizzazione immediata, ha l'altrettanto importante caratteristica di innestarsi direttamente all'interno della piattaforma della vostra scuola. Solitamente quando dobbiamo andare a usufruire di contenuti editoriali, appunto validati, certificati da un editore, dobbiamo andare sul sito di questo editore. Ecco, la scelta invece, proprio per rendere la fruizione molto molto semplice, è mettervi a disposizione tutti questi contenuti che vedete, ne abbiamo più di 9.000 tra primaria e secondaria di primo grado, così diversificati, all'interno della vostra piattaforma, ovvero Classroom On si innesta e si integra con tutte le piattaforme scolastiche, quindi a partire da Google Workspace for Education e quindi Classroom, oppure Microsoft Teams e quindi il suo archivio che è SharePoint e OneDrive, così come anche altre piattaforme, perché è possibile inserirle in qualsiasi contesto web, quindi su un qualsiasi tipo di repository, così come anche sul proprio computer. Come funziona Classroom On? Allora, è molto semplice. Nel momento in cui la scuola deciderà di acquistare questo tipo di soluzione, accederà a un portale dove potrà appunto aggiungere direttamente a Google Drive le due librerie, quindi se vuole la secondaria, quella della primaria e quella della secondaria di primo grado, oppure scaricarla per inserirla all'interno di OneDrive, sia Microsoft Teams o di qualsiasi altro archivio digitale o addirittura sul proprio computer. Adesso vi faccio vedere molto velocemente come funziona, ad esempio, a partire da Google Classroom, quindi la libreria poi si innesta in quello che è l'archivio di Google Classroom, che è Google Drive, così come si può appunto inserire su OneDrive se si utilizza piattaforma Microsoft o su qualsiasi altro archivio abbiate a disposizione. Faccio l'esempio di aprire appunto quella che può essere il repository associato a una classe di primaria o di secondaria di primo grado, è assolutamente indifferente. Apro la libreria digitale e vedo che è organizzata in questo caso per discipline, e se poi ci clicco dentro per classi,
e per tipologie di risorse. Quindi che cosa posso fare con le singole risorse? Ho due opportunità, ve ne faccio vedere una possibilità su un documento della primaria e una possibilità sul documento della secondaria, così li apriamo entrambi. Quello che posso fare con la singola risorsa che vedo qui e che vedo, diciamo, elencata anche per tipologia, qui questi ad esempio sono esercizi o verifiche di tipo interattivo, vedete che di fianco a ogni risorsa ho due tasti. Cliccando sul tasto apri, quello che succede è che la risorsa si apre all'interno del mio browser e questo per esempio è un esercizio interattivo, quindi posso tranquillamente andare a collegare in questo caso diciamo su questo esempio le varie opzioni rispetto a quello che l'esercizio mi chiede. E questa è la prima funzionalità. Quando la posso usare? Per esempio in classe. Quindi se sono in classe, alla lavagna o alla digital board, ho bisogno di far vedere e utilizzare una risorsa, lo faccio in maniera semplice tramite appunto questo tasto apri, che quindi mi permette di andare a condividere le risorse immediatamente su uno schermo. Vedete che tutti i link sono assolutamente navigabili, quindi è facile orientarsi, andare avanti e tornare indietro all'interno delle varie sezioni e quindi posso andare facilmente a esplorare tutte le risorse. La seconda caratteristica che è presente in tutte e due le librerie, ma crediamo possa essere più importante nella secondaria di primo grado, che vedete anche essere organizzata per discipline, in questo caso anche per argomenti, sottoargomenti e quindi tipologie di risorse. Dicevo, il secondo tasto che trovo all'interno, di fianco ad ogni risorsa, è il tasto condividi. Cioè, Classroom On permette di utilizzare la risorsa immediatamente per poter essere allegata a un'attività che voglio fare con la mia classe. Infatti, per esempio, se clicco su questo tasto, mi si apre un portale, cioè una pagina web, in cui mi dà tre opzioni. O la condivisione diretta su Google Classroom o su Microsoft Teams, oppure anche se ho, per esempio, un registro elettronico o una mail o qualsiasi altro tipo di strumento, anche la possibilità di copiare il link e incollarlo su, appunto, qualsiasi altro tipo di risorsa. Ad esempio, se io voglio condividere, ho una piattaforma, faccio didattica tramite Google Classroom, posso condividere la mia risorsa su Google Classroom e vedete che automaticamente mi permette di aprire il corso, diciamo, le mie classi su Google Classroom, vedete che ha fatto un'associazione diretta, e per esempio creare un compito con allegata la risorsa che ho scelto, e quindi qua sono in ambiente Google Classroom direttamente a partire dalla libreria. Quindi per ricapitolare, Classroom On è una libreria di risorse digitali, variegata per primaria e secondaria di primo grado, che è innestabile sulle piattaforme scolastiche o anche direttamente sul proprio computer, che permette quindi l'apertura, quindi la fruizione o la condivisione di risorse direttamente dalla propria piattaforma. Questo era un po' il cappello generale. Intanto che magari fate, diciamo, scrivete domande, curiosità di questo tipo, vado un po' appunto alla domanda che ci avete chiesto un po' tutti, ovvero quanto costano le diverse risorse che vi abbiamo fatto vedere. Tutte le informazioni le trovate sulla pagina web che vi abbiamo fatto vedere prima, quindi per ricapitolare andate sul sito della scuola6.it, scorrete la pagina più o meno a metà, c'è una sezione scuola 4.0, ci entrate dentro e aprendo le diverse risorse andate a vedere anche quanto costano. Vado molto molto veloce, visto che siamo proprio alla fine del nostro appuntamento. Allora, per quanto riguarda Smart Class di Robotel, ovvero la piattaforma che ha fatto vedere Eleonora per l'apprendimento delle lingue, in particolare della lingua inglese, la piattaforma è prezzata al numero di licenze, quindi vedete qui le varie fasce, 100, 250, 500, 750 e qui i costi. Tutti IVA inclusa, lo dico già per tutte le proposte che abbiamo fatto, sono tutte licenze triennali, perché appunto Piano Scuola 4.0 prevede che ci sia questo tipo di fruizione, quindi per 3 anni, per Smart Class di Robotel,
avete 2.500 euro IVA inclusa, 5.300, eccetera, eccetera, a seconda del numero di licenze che decidete di acquistare. C'è anche il bundle per la lingua inglese più una seconda lingua tra tedesco, spagnolo, francese, e qua trovate tutti i dettagli. Come per tutte le altre soluzioni, avete anche direttamente il codice MEPA, quindi potete andare direttamente su MEPA e andare a acquistare queste soluzioni. Quindi questo per quanto riguarda Smart Class. Per quanto riguarda Classroom On, il costo è qui in fondo, per la libreria della scuola primaria e secondaria di primo grado, quindi tutte e due, licenza triennale, per tutti i docenti di tutto l'istituto comprensivo, 2.000 euro più IVA, quindi 2.440 euro IVA inclusa. Anche qui c'è il codice MEPA Classroom On su MEPA, quindi si può andare direttamente a acquisire. Per quanto riguarda Algor Education, nel documento che... intanto vado ad aprire anche quello di Sirius, così carica subito. Per quanto riguarda Algor Education, appunto, c'è un documento, una presentazione che appunto mostra tutte le caratteristiche della piattaforma. Adesso che si carica ve la faccio scorrere velocemente. Più o meno in fondo troverete quello che è quindi qua ci sono tutte le caratteristiche che Giovanni vi ha detto velocemente, che le trovate proprio in maniera analitica. Andando in fondo troverete quelle che sono le licenze, anche qui, anche prima abbiamo parlato con lui di licenze triennali per quanto riguarda Algor Education. Le licenze sono di due tipologie, c'è cioè una licenza basic e una licenza complete. Qual è la differenza fra le due, oltre al costo ovviamente? È che quella basic prende, diciamo, include tutti i servizi di base, che sono quelli che non hanno, che non utilizzano l'intelligenza artificiale, mentre quella complete ha tutti i servizi che vi ha fatto vedere Giovanni, comprese la generazione dinamica tramite intelligenza artificiale delle varie mappe. Anche qui i costi delle licenze, che ricordo sono triennali, va a numero di licenza, quindi i prezzi li trovate qui di fianco, e quindi potete decidere, diciamo, in autonomia quante licenze basic o quante licenze complete potete acquistare a seconda dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi che avete di fronte, nel senso che sappiamo, come diceva anche Giovanni, che la licenza basic può essere tranquillamente per tutti, la licenza complete, ovviamente visto che ha un costo diverso, va calibrata, quindi sicuramente per il docente, per la generazione di contenuti o cose di questo tipo, ma poi anche per magari i ragazzi con bisogni educativi speciali, disturbi specifici dell'apprendimento, se volete utilizzare questo strumento come strumento compensativo, oppure per targetizzata su magari altri tipi di, appunto, studentesse e studenti, se volete presentarlo, farlo utilizzare come strumento didattico di potenziamento, oppure dall'altra parte anche come strumento didattico per l'eccellenza nel momento in cui volete far fare attività diciamo in cui l'intelligenza artificiale abbia un ruolo specifico, quindi potete tranquillamente rendere l'offerta versatile, e per questo motivo dall'interno del documento potete scaricare quella che è la matrice di configurazione, quindi un Excel che adesso apro e vi faccio vedere brevemente. Adesso lo sta aprendo, eccolo qui, in cui semplicemente mettete, a seconda delle licenze basic o complete, il numero che volete, stando nel range che è indicato qui di fianco, ad esempio 11 licenze complete e 250 licenze basic, e automaticamente vi fa vedere quella che è la spesa IVA inclusa per la vostra scuola. A quel punto che cosa succede? Visto che è un'offerta personalizzata, ci chiamate, scrivendo ad Academy @gruppolascuola6.it, poi verrà messo in chat se non è già stato messo l'indirizzo, e noi vi confezioneremo quello che è un pacchetto specifico su MEPA per poter perfezionare l'acquisto in base alle vostre esigenze. Ultimo, ma non meno importante, come ho detto prima, Sirius Game. Anche qui c'è una brochure che vi descrive nel dettaglio tutto il progetto, quindi le cose che ha detto Miriam in maniera più, diciamo, analitica, seguendo tutti i passaggi, andando in fondo
troverete tutti i, tutte le offerte che vanno per il solo biennio, per il solo triennio, oppure biennio e triennio in base a quelli che sono i vostri indirizzi di scuola. Ricordo, scuola secondaria di secondo grado, quindi a seconda che siate un liceo di un tipo piuttosto che un altro, oppure un istituto tecnico, un istituto professionale, potete decidere in base alle materie e alle discipline che trattate a scuola quale di queste licenze poter usufruire. Quindi dalle basi, diciamo, che hanno magari solo italiano e storia, fino alle più complete per il liceo classico, per esempio, perché hanno all'interno greco e latino. Quindi queste sono le discipline che vengono inserite all'interno delle varie licenze. Tutti i costi, anche qui, sono IVA inclusa, con licenza per tutto l'istituto, quindi gli account sono illimitati per docenti e studenti, sempre licenza triennale, e anche qui trovate i codici MEPA di ogni soluzione, che quindi potete andare ad acquisire facilmente, anche con affido diretto, essendo tranquillamente sotto soglia, all'interno del mercato unico. Quindi i costi vanno dai 1.600 per le licenze base biennio e triennio fino a 3.800, IVA sempre, IVA compresa, lo ribadisco, triennale per tutti i docenti e studenti di tutto l'istituto, per appunto la licenza full, comprese le discipline del liceo classico. Ecco, quindi credo di aver fatto un panorama veloce, ma spero esaustivo, anche sui costi. Siamo stati abbastanza anche nei tempi, quindi Franci, se ci sono delle ultime domande, allora, volentieri, se no salutiamo tutti. Benissimo, no, hai già risposto a diverse domande, hai fatto un riepilogo, quindi avete visto che dal nostro sito si possono reperire tutte le informazioni nel dettaglio di ogni progetto. Ecco, una domanda veloce per Giovanni: chiedevano se si può utilizzare anche per la scuola primaria, per creare delle mappe per la scuola primaria. Do la parola a te, che sicuramente sai spiegare meglio. Sì, certo, come dicevo prima, riguardo la creazione di mappe automatica dal testo, gli algoritmi si adattano al testo di input, quindi il livello di difficoltà del testo di input definisce qual è il livello di difficoltà della mappa. Quindi inserendo un testo più schematico e più semplice, verrà fuori una mappa più schematica e più semplice; inserendo un testo più complesso, chiaramente il livello di difficoltà sale, però è adatta a tutto, proprio perché gli algoritmi si adattano al testo di input. Perfetto, grazie mille. Poi ci chiedono, Matteo, se ti puoi acquistare delle licenze con carta docente. Quindi su questo eventualmente ci possono contattare. Sì, infatti, appunto, adesso stiamo appunto agendo su quelle che sono le offerte per Piano Scuola 4.0, quindi dove è destinata alla finale la scuola. Però se siete interessati a questo tipo di proposte anche per voi, assolutamente scriveteci, che sapremo darvi risposta in merito. Ecco, a proposito di questo, ho messo anche in chat i nostri riferimenti, quindi ho al sito specifico proprio della landing dedicata ai contenuti digitali e software per la didattica, e poi in maniera particolare, se avete bisogno di una consulenza più specifica, potete scriverci ad academy@gruppolascuola6.it, quindi avete direttamente riferimenti, ma sono anche presenti all'interno del nostro sito. Quindi io direi che abbiamo dato risposta alle domande. Ringraziamo ovviamente tutti per la partecipazione, grazie anche per le domande sempre molto interessanti, ringrazio i nostri relatori, ringrazio Miriam, Giovanni, Eleonora e Matteo, e auguro a tutti una buona serata e arrivederci al prossimo webinar. Grazie. Grazie a tutti, buona serata.